Eccoci qua ragazzi, da Roberto e dalle mie manine. Allora, volevo darvi un attimino un po' di informazione sul discorso dei tappi. Allora, il mio cliente di Polo è venuto con il prodotto che praticamente non funzionava più. Si è bruciato il LED. Perché? Perché il dissipatore si è fermato. Perché si è fermato? Perché capita nel tappo originale che abbiamo pochi millimetri e praticamente che è successo? Che io quando ho staccato questo tappo era attaccato così. Quindi che è successo? Che la parte adesiva si è attaccata alla girante e ha bruciato il prodotto. Così. Può capitare perché l'installazione si vede sempre se abbiamo i millimetri, però magari buca di qua, buca di là, che succede? Pum! Si attacca e poi ovviamente si rompe il prodotto. Ecco perché abbiamo utilizzato oggi su questa Polo il tappo maggiorato e abbiamo messo già la dissipazione. Eccolo qua. Quindi abbiamo già fatto la modifica, vedete? In fondo il buco è già stato fatto con il mio tessuto filtrante, in più il tappo è più grosso rispetto a quello originale, vedete? Ok, in questo modo abbiamo risolto questo problema. Quindi quando entrerà il prodotto all'interno abbiamo lo spazio, ok? Eccolo qua. Abbiamo un bel po' di spazio. Può capitare, ragazzi, nell'installazione possono capitare, ci mancherebbe, però è ovviamente importante capire che i prodotti non è che si bruciano perché sono difettati, o si bruciano perché sono difettati adesso, immediatamente, e non dopo 6-7 mesi. Dopo 6-7 mesi non è un difetto, ragazzi, è un problema di installazione, che può capitare, mancherebbe, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!